Buonasera e buon anno a tutti voi, prima puntata del 2016 di Calcio di Rigore, come sempre una puntata ricca di servizi e di ospiti, ma bando alle ciance, andiamo a presentare subito chi mi affiancherà nella conduzione. Ovviamente do la buona serata e buon anno alla nostra Veronica Lisotti. Buon anno anche a te Daniele, ben ritrovati anche tutti agli amici e le amiche a casa e buon 2016. Ripartiamo con il calcio dilettantistico qui a Calcio di Rigore, prima puntata del nuovo anno e come sempre cominciamo con il punto sulla Serie D del nostro Giacomo Alpini, che è stato in vacanza e abbronzatissimo oltre che carichissimo. Scenderemo poi in eccellenza, andremo a vedere poi le sintesi per quanto riguarda Fiericcione e Russi, Pietracuta, Trese, Saludecese e poi la seconda sconfitta in campionato del Gabice Gradara ad opera dell'Urbino Pieve. Come sempre, per concludere in bellezza il nostro speciale sul settore giovanile, e questa volta siamo andati a conoscere una realtà in rosa chiamata Pink Arzilla. Come ogni lunedì, per interagire in diretta con noi tramite SMS o tramite WhatsApp, il numero è il 333-6094-299, mentre per gli aggiornamenti in tempo reale del nostro fantastico Matteo Zampini, la pagina Facebook è calciodirigore.official. Quindi direi che ci siamo, andiamo a conoscere allora chi abbiamo il piacere di avere con noi questa sera. Perfetto, lineare in tutto, andiamo a salutare, ritroviamo sempre con piacere il nostro opinionista Renzo Baldisser. Buonasera a tutti. Tutti buon anno. Diamo il benvenuto nei nostri studi al team manager della San Maurese, Mauro Penzo. Buonasera. Andiamo a salutare, diamo anche il benvenuto a un protagonista della Valmarecchia con il Pietracuta, il dirigente Alberto Podeschi. Buonasera a tutti. Infine, purtroppo, ritroviamo sempre più abbronzato che mai, ovvero il nostro opinionista e unico tifoso al mondo del Bellaria, Giacomo Alpini. Ciao, buon anno a tutti. Benissimo, allora siamo pronti per iniziare. Renzo, in questo fine settimana che partite sei andato a vedere? Ne ho viste tante. Tante. Sì. Cominciando da mercoledì, ho visto la finale di Coppa Italia Cesenato e tra Salso Maggiore e Progresso. Sabato ho visto una gara di prima categoria Lunano e Mondolfo. Domenico ho visto una gara di eccellenza, sempre nelle Marche, Urbagna, Vigor, Senigallia. E domenica sera sono gustato Sampdoria Juventus. Perfetto, quindi tua moglie ha molta scelta con te, devo dire. La mia moglie è troppo che mi tiene dopo 30 anni. Mauro, sei un grande artista, perché dico questo perché abbiamo avuto modo di fare con Veronica il servizio al settore giovanile alla San Maurese. Se dovessi scegliere un fotogramma di questo inizio di stagione della squadra che rappresenti, della San Maurese, quale immagine faresti riferimento? Ma innanzitutto il bomber training in questo momento, e poi credo l'intera società, l'intero gruppo. Bella risposta, mi piace subito Mauro. Allora andiamo a salutare anche Alberto. Alberto, fino a qualche mese fa il Bindi sembrava stregato, siamo arrivati noi di Telerimini, a detta di Fregnani vi abbiamo portato fortuna e iniziato anche a vincere, tranne ieri, però diciamo che è stata sfatata la maledizione del Bindi, sono arrivate due vittorie, adesso ieri un pareggio, comunque un buon pareggio, quindi guardiamo in positivo per il venire del 2016. Alberto, Fiorello qualche anno fa a Sanremo cantava la nebbia agli irticoli, ieri è stata più la nebbia, più la neve ad evitare al Pietracuta la vittoria, o c'è stata di mezzo una buona salute? Forse il Garbino che, che ha dato fastidio. C'è stato un saludezzo quadrato. E tra poco ce ne parlerai, andremo a vedere anche il servizio e ti farò davvero parlare tanto. Giacomo, Bellaria ultimo in classifica, sei triste come non mai in questo anno nuovo? Non è solo quest'anno, è un periodo che sono triste, molto triste. Però ieri almeno ho visto una prestazione buona, quindi vediamo cosa succederà anche in vista di un match molto importante, quello di domenica prossima. Ti sei abbronzato perché sei arrabbiato nero con il Bellaria o perché ti sei abbronzato perché sei stato in vacanza, come diceva Veronica?
sono stato in vacanza e sono anche nero di rabbia, quindi ecco. Tutte e due, quindi ho fatto un mix perfetto. Preparatevi perché Veronica è pronta con le domande. Prego Veronica. Sì, andiamo subito a vedere quelli che sono i risultati per quanto riguardano la Serie D. Partiamo con Fortis Juventus Alto Vicentino 0-3. Azzegnano Campo Clodiense 0-1. Terza vittoria consecutiva per la Correggese che batte il Mezzolara 5-1. Bellaria IG Marina Forlì 1-2. San Marino Legnano Salus 1-0. Ravenna Lentigione 0-2. Villafranca Parma 0-2. San Maurese Ribelle 2-2. Delta Calcio Rovigo Romagna Centro 1-0. E Imolese Virtus Castelfranco 3-2. Diamo uno sguardo anche a quella che è la classifica della Serie D, dove continua a troneggiare il Parma, seguita poi dall'Alto Vicentino, il Forlì San Marino 41 punti e il Delta Calcio Rovigo che, come sappiamo, in settimana ha acquisito Adrian Ricchiuti, quindi stiamo aspettando il transfer. E allora interroghiamo subito Giacomo, Daniele. Sì, vediamo iniziamo se... da lui, vediamo se è carico, vediamo se è carico, prego. Allora Giacomo, questo Parma irrefrenabile che continua a macinare punti, rimane sempre lassù in vetta, seguita però, abbiamo detto prima, da un Alto Vicentino a 46 punti. E allora ti chiedo subito, potrebbe essere l'Alto Vicentino davvero quest'anno così la grana per il Parma? A mio avviso no, però non nego che il Parma è in attesa di uno scontro molto importante in caso dell'Alto Vicentino, però penso che la squadra emiliana sia proprio, abbia una caratura superiore, quindi sicuramente passerà anche questo ostacolo e vincerà questo campionato in maniera tranquilla. Tu sei arrabbiato nero con il Bellaria, però penso che anche i tifosi del Ravenna non siano molto contenti perché continuano invece le sconfitte. Sicuramente ieri c'è stata la sconfitta, però per quello che riguarda la prestazione io ho visto e ho letto che c'è stata, quindi alla fine il Ravenna ha perso, un dato statistico, come l'anno scorso in eccellenza ha perso la prima partita dell'anno solare in casa. Ha perso 2-0, ma la partita è stata condizionata dall'espulsione del portiere e del gol iniziale, quindi il Ravenna è riuscito a reagire in maniera buona, però non è riuscito a arrivare al pareggio e poi alla fine purtroppo c'è stato questo 2-0 che ha tagliato le gambe ai ravennati e c'è stata questa sconfitta. Però ho letto che il mister Mosconi era contento della prestazione e non aveva niente da recriminare verso i suoi ragazzi. Senti, invece per quanto riguarda il San Marino che conquista questi 3 punti nel rush finale? Questo è stato un risultato importante perché il San Marino non ha avuto una giornata delle migliori, infatti è stata una prova un po' scialba, però è riuscita, grazie anche agli innesti che il mister Medri ha fatto nel secondo tempo, a portare a casa la partita. Infatti verso la fine della partita, al 90esimo, Olcese, servito benissimo da Gagliardi, è riuscito a portare in vantaggio la squadra dei Titani e far sì che la squadra portasse a casa i 3 punti, importantissimi per il consolidamento della posizione nei playoff. Scivola invece il Romagna Centro. Romagna Centro, si parlava anche prima, purtroppo gioca bene, riesce a mettere in difficoltà gli avversari ma conclude poco. E alla fine anche ieri, verso mi sembra il 36esimo del secondo tempo, ha subito questo gol che ha portato all'ennesima sconfitta. Adesso la situazione del Romagna Centro non è delle migliori, sicuramente la distanza tra la terz'ultima e la quart'ultima non prevedono i play-out, certo. Però domenica, come dicevo all'inizio della trasmissione, c'è uno scontro importante che è Romagna Centro-Bellaria. Se per caso, come spero, il Bellaria riuscisse a fare il risultato, metterebbe in gioco tutto quello che è il discorso play-out. Senti, invece per quanto riguarda l'Imolese, il mister l'ha definita la più bella gara dell'Imolese. Per 70 minuti l'ha detto. Esatto. Ha detto che per 70 minuti è stata una gran bella gara. Infatti si era portato sul 3-0 con 3 triplette di Ferretti, che anche lui è arrivato alla doppia cifra come gol realizzati. Però dopo c'è stato questo calo di tensione da parte di tutta la squadra che ha portato a 2 gol e... un piccolo giallo per un rigore negato, non dato, suo vince, e quindi alla fine c'è stata questa vittoria sofferta, peccato perché per 70 minuti veramente aveva dominato.
E poi ricordiamo Saccente che ritorna a giocare dopo il grave infortunio in veste di titolare. L'ho tenuta per ultima volutamente la tua, il tuo Bellaria, Giacomo? Il mio Bellaria, ennesima sconfitta, è vero, esatto, ennesima sconfitta, esatto. Ma ieri, strano, come però. Dicevo... Strano. C'è un però, dai. Sembrerebbe strano se uno pensa a quello che è successo l'anno scorso, però quest'anno non è strano per niente. Però c'è stata la prestazione. Il Forlì ha fatto veramente fatica a portare a casa i tre punti, ha trovato due gol su due errori ingenui della difesa, quindi peccato per questa cosa, però c'è stata una buona reazione. A prendere gol all'ultimo minuto del primo tempo, per una squadra che si vede ultima in classifica e nelle condizioni che nell'ultimo periodo c'è stato questo... rivoluzione a livello tecnico e societario, poteva essere una grossa ammazzata. Invece è riuscito a reagire, ha trovato un gol, bellissimo gol di Suriano, uno tra i più belli insieme a quello di Graziani, perché poi dopo ne parleremo, purtroppo è stato uno dei gol più belli purtroppo per l'amico Mauro. Però era riuscito a pareggiare, però alla fine non è riuscito a portare a casa questo punto che avrebbe meritato, però niente, non ce l'ha fatta per un ennesimo errore difensivo. Ecco, allora voglio proprio coinvolgere il nostro ospite, Mauro Penza. Allora si parlava del bellissimo gol di Graziani, un derby pirotecnico, possiamo definirlo. Sì, appunto Graziani ha trovato al 94esimo il gol dell'anno, secondo me, perché ormai la partita andava verso il fischio finale, nonostante i 6 minuti abbastanza ingiustificati di recupero, ma comunque un gol di ottima fattura, veramente da calciatore fuori classe. Vero. Ecco, la San Maurese, 3 le assenze importanti, però Traini comunque ci mette sempre la mano, anzi il piede. Sì, Traini in questo momento è un bomber che si impegna e trova sempre la porta, quindi ogni volta che vede la porta diventa un pericolo per il portiere avversario. Quindi... Rigore sì, rigore no su Traini nel finale? Io direi più sì che no, però eravamo al 95esimo, anche lì ci vuole da parte dell'arbitro, giustamente se c'è dovrebbe darlo anche a 30 secondi dalla fine. Si fa un po' fatica dopo una partita del genere, obiettivamente, comunque poteva esserci. Giacomo? Io volevo sottolineare una cosa della partita di ieri tra Massa Maurese e Ribelle. Mi è piaciuto il gesto di Mauro Antonioli, il mister della Ribelle, che ha fatto i complimenti per primo a Traini. Traini, ricordiamo che è a quota 12 gol e sta veramente trascinando la San Maurese in un campionato fantastico, quindi è giusto che i primi complimenti siano andati a Traini. Quindi mi è piaciuto questo gesto, mi associo, perché come abbiamo già detto nelle puntate precedenti la San Maurese veramente merita grandi complimenti e massimo rispetto per il campionato che sta facendo, però volevo sottolineare veramente questo bellissimo gesto. Indubbiamente, spesso Mauro l'abbiamo definita come la squadra rivelazione, 7 vittorie, 7 sconfitte, sì. 7 pareggi, dove può arrivare quest'anno la San Maurese a tuo avviso? Ma io, come tutta la società, noi guardiamo alla prossima partita intanto. Poi vediamo. Un passo alla volta, un quindi. Domenica per domenica. Tanto Mauro ti saluta Michele il pittore, che ti aveva proprio chiesto questa domanda che ti ha appena fornito appunto la nostra Veronica Lisotti. Quindi complimenti, lo saluto. Complimenti ovviamente da parte anche dei tifosi a casa. Prego Veronica. Sì, c'è infatti un interessante lentigione San Maurese il prossimo turno. Che match così ti aspetti, Mauro? Tutti i match in questo girone sono difficili. Io lo considero uno dei gironi più belli della Serie D italiana, quindi ogni partita è una storia a sé, ogni partita va sudata e combattuta e poi al 95esimo si vede il risultato. Senti, ti chiedo anche, come reputi invece il livello di questa Serie D? Lo reputo abbastanza elevato, perlomeno il girone che stiamo incontrando noi è un ottimo girone tecnico, è molto bello, ci sono dei giocatori validi, esperti, quindi molto elevato. Chi può essere invece la squadra che può dare fastidio al Parma? Secondo me l'Alto Vicentino, forse è la squadra più forte che abbiamo incontrato, anzi forse quella che ci ha dato
più fastidio e è stato l'Alto Vicentino proprio, l'abbiamo incontrato in casa loro, quindi è una squadra molto compatta, anche se, come diceva prima l'amico, il Parma è una squadra ben organizzata, ma non solo la squadra, è proprio l'intera società che è rimasta con l'identica organizzazione dell'anno scorso, quindi per loro il compito è molto più facile e più agevole. Comunque l'Alto Vicentino è una bella realtà, un'ottima realtà. E allora Mauro, ho visto che hai portato con te due belli oggetti, sì, se riesci magari a sollevarli, fatto, così li facciamo vedere anche. Questa è la maglia che abbiamo fatto a casa, ci racconti per gli 80 anni, tratta. Perché quest'anno il nostro esordio in Serie D è coinciso con gli 80 anni della società. Esatto. E quindi si è pensato di creare una maglia celebrativa che abbiamo utilizzato a Parma per la prima volta. Molto bella. E riutilizzeremo da adesso in poi in tutte le partite che ci è consentito, perché quando l'arbitro magari ci dice no, dovete cambiare maglia, muta. Senti, c'è stato il tuo zampino in questa maglia? Ma sì, qualcosa, però diciamo che è un po' il succo del lavoro della società, cioè, non è che si lavora solamente con i giocatori tecnicamente, ma si lavora anche dietro le quinte per creare appunto la struttura e crescere pian piano tutti quanti insieme. Certo, e poi hai lì accanto alla maglia invece una splendida sciarpa, anche perché per noi era l'occasione unica proprio di giocare a Parma, quindi a livello anche di collezionismo abbiamo creato questa sciarpa con le date delle due partite, andata e ritorno, e devo dire che i nostri tifosi l'hanno apprezzata molto. Ecco, sai che Daniele colleziona maglie, sciarpe, gliela faremo avere. Ecco, purtroppo che... guarda, questo sono andate esaurite la prima edizione, le abbiamo già riordinate. Ecco, la prima che arriva è un Mauro, dono io per ti voi. Lascio in cambio Veronica, tu mi dai le maglie e tutto. Va bene, volentieri, volentieri. Guarda, adesso preparati perché c'è il nostro Renzo che per 14 minuti è stato zitto ma è pronto a farti una domanda. No, prego Renzo. La mia domanda è semplice. Questi 28 punti, come ha detto giustamente la Veronica, 7 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, 32 gol fatti e 30 subiti. Onestamente incantato, secondo me è stupendo. E il merito di chi è? Della società, della squadra o del mister? Di tutti. Dal magazziniere all'ultimo dei di tutti quanti. Credo che sia il completamento del lavoro, dell'organizzazione, della serietà di questa società. Il presidente in primis, i suoi collaboratori e poi dopo logicamente per la parte tecnica il mister ha i suoi grandi meriti, è il direttore d'orchestra di questa squadra. Io volevo riportare anche altri messaggi che sono arrivati da casa, ne stanno arrivando tantissimi sia tramite WhatsApp che via SMS. Complimenti per la trasmissione, un abbraccio e un saluto a Penso che ho avuto modo di conoscere ieri. Quindi Mauro, tu inizi a stare simpaticissimo. Molto a tutti, amato. Anche ai tifosi avversari. Grazie. Arrivano messaggi anche dalla Valmaricchia, complimenti per la trasmissione, un saluto anche ad Alberto da Braz. Tu lo conosci? No, così non mi dice niente. Allora, indagherò. Facciamo un accordo, fammi una promessa, Alberto. Sì. In diretta te lo chiedo, prova a guardarmi un attimo Giacomino, guarda Giacomo a fianco a te, no? Ti fa un po' pena. Lui sta cercando degli amici per andare in trasferta a vedere il Bellare. Quando il Pietracuta gioca fuori casa, mi fai una promessa, una partita te la vai a vedere con lui? Va bene, volentieri. Ok, ecco, okay. Bene. Alberto ha promesso. Te hai detto questo, ma io ho avuto un attimo di timore. Aia. No, quando ho visto questa sciarpa, quando ho pensato a quello che hanno fatto gli tifosi della San Maurese con un pullman andare a Parma e a fare una giornata meravigliosa di sport e di passione, io mi sono domandato perché a Bellaria non si può mai fare una cosa simile, perché devo essere uno dei pochi a seguire questo e non riuscire a fare quello che hanno fatto a San Mauro al primo anno di Serie D, è un vero peccato veramente. Infatti qui mi unisco, lancio un assist anche ad Alberto, io vi ho conosciuto quest'anno perché per la prima volta sto curando una trasmissione grazie anche a Veronica e Renzo sul calcio dilettantistico locale. Ecco, quello che mi è piaciuto a Pietracuta è che, scusami per la frase, siete quattro gatti però vi volete tutti bene. Sì, probabilmente anche il nostro successo che ci ha portato in questi anni a fare 3 anni consecutivi di promozione, avere un certo appeal per quello che può essere l'appeal in questi campionati insomma dilettantistici. Si sa che Pietracuta è un posto che, pur non essendoci un pubblico smisurato, comunque c'è il pubblico che ci tiene, segue la squadra, che quando uno va in paese viene riconosciuto, viene salutato, viene trattato bene, e quindi questa è una carta che gioca molto a nostro favore.
Indubbiamente. Noi cerchiamo di portare avanti soprattutto anche questa cosa qua. Eh no, io vi faccio i complimenti, riportali anche a Sandro Conti, il tuo amico, che non vede l'ora di abbracciarti, a te Renzo, diciamo in diretta. Allora Veronica, siamo sì. un po' in ritardo con il minutaggio, andiamo avanti allora. Sì, vediamo velocemente il prossimo turno di Serie D, dove abbiamo un interessante, come ci annunciava precedentemente il nostro Giacomo Alpini, Romagna Centro Bellaria, mentre ci sarà uno scontro diretto, Lentigione San Maurese, i big match di questa giornata, tuo avviso Giacomo? Imolese San Marino. Concordo. Perfetto. Andiamo. Allora scendiamo di categoria, andiamo in eccellenza, andiamo a vedere quello che è successo nella 19ª giornata di eccellenza tra Massa Lombarda e Alfonsine 0-2, Old Meldola Axis 0-3. Il Cattolica perde per mano del Sasso Marconi con una doppietta di Tonini, il derby romagnolo tra Conselice e Cervia viene vinto dal Conselice per 2-1, Argentana Copparese 2-0. Classe Granamica che continua ad essere imbattuta in trasferta 1-0, Progresso San Lazzaro 0-0, Portuense Sant'Agostino 1-1 e anche 1-1 tra San Pierana e Savignanese, dove non sono mancati poi le perplessità riguardo all'arbitraggio, espulsione di Pazzini, poi Valore, insomma è successo un po' di tutto. Andiamo a vedere anche la classifica a giornata, quindi a seguito all'ultima giornata giocata, dove vediamo un Alfonsina a 42 punti, seguita dal Sasso Marconi con un bel distacco a 33, poi il Progresso con 32, che ricordiamo in settimana ha vinto la Coppa Italia di eccellenza, San Pierana, Savignanese, Massa Lombarda a 28 e poi a seguire le successive. E porto anche un altro messaggio per quanto riguarda il Pietracuta, tra una pausa e l'altra riesco a leggere un po' tutti, sì. Forza Pietracuta anche da Rizzone, grande Alberto, Angelica e Billy. Ti salutano, perfetto, anche da Rizzone, Pietracuta è seguitissimo, ci fa ovviamente piacere. Allora Renzo, eccellenza, ci parlava Veronica, Alfonsine che conferma la leadership davvero troppo forte per tutto, il campionato è già finito? Io penso di sì, è chiaro che l'Alfonsino con la vittoria di ieri ormai secondo me ha messo una grossa ipoteca in questo campionato e lo dimostra le sue 13 vittorie, 3 pareggi e le 3 sconfitte, 37 gol fatti e 14 subiti, è chiaro che e poi ieri sono moderato, l'Alfonsino ha tutta la sua 4ª vittoria consecutiva, è chiaro. Chiaro che la vittoria di ieri in caso di una vittoria del Massa Lombarda avrebbe riaperto il campionato, mentre invece con questa sconfitta del mister Muccioli è chiaro che ormai, secondo me, ripeto, l'Alfonsina ha una grossa ipoteca su questo campionato. È chiaro che adesso sarà una grande battaglia per il secondo posto, perché tu come sai il secondo posto significa gli spareggi nazionali. Ora gioca il Sasso Marconi, che era battuto purtroppo il Cattolica, dopo Cattolica, il Progresso, che come dice giustamente la Veronica, mercoledì a Cesenato, che io l'ho vista, ha vinto la Coppa Italia battendo il Sasso Maggiore per 4-0 e con queste vittorie gli consente di fare le finali nazionale. Ricordiamo prossimo avversario del Cattolica domenica prossima. È chiaro, esatto. È chiaro, in caso di vittoria, come dicevano tutti, il Progresso potrebbe addirittura anche andare in Serie D se vince il titolo. Ecco, e poi c'è la Savianese, la San Pierana, Massa Lombarda e l'Argentana. Queste sono 5-6 squadre che in un raggio di 5 punti si giocano per il secondo posto. Anche la San Pierana, sebbene con i suoi 28 punti, con una gara da recuperare, è veramente, secondo me, insieme al Sasso Marconi, è la rivelazione di questo campionato. Chiaro che la sconfitta ieri del Cattolica a Sasso Marconi ha messo in difficoltà, è chiaro che domenica allo stadio Calbi di Cattolica arriva un'altra squadra, vuol dire il Progresso, che è terza in classifica, sarà veramente dura. Chiaro che secondo me una casa dovrebbe solamente vincere il Cattolica per sperare ancora in questa salvezza, però chiaramente sarà una gara difficile, mentre invece un'altra squadra che io abito molto male è il Cervia, che nelle ultime 9 partite ha raccolto soltanto 3 punti, 6 sconfitte e 3 pareggi. Veramente oggi come oggi il Cervia si trova veramente in difficoltà, anche se a Cervia, diciamo onestamente, alcuni giocatori importanti come l'attaccante Solf e il portiere Spada hanno lasciato la società per motivi economici. Perciò la squadra si è rinforzata, fin di conti si è addirittura, scusate, indebolita, prendendo quei ottimi giocatori. Chiaro che onestamente il Cattolica, il Cervia e queste squadre importanti qui, come la Copparese, dovranno lottare fino in fondo per evitare i play-out. Come sai, quest'anno in eccellenza ne succedono 2, e il Cattolica una è questa immicchiata, e domenica deve far punti per poter sperare, anche perché domenica ci sono incontri importanti come Cattolica Progresso, Copparese Cervia, Alfonsine Consilice e Classe Portuense. Solo una vittoria potrebbe ancora sperare, altrimenti una sconfitta del Cattolica in casa con il Progresso
per il calcio che sarebbe sempre ancora più notte fonda. Hai qualche bomba di mercato? Ci avevi fatto dei nomi importanti per quanto riguarda i cattolici, così è stato, sono arrivati giocatori importanti, adesso ci aspettiamo una risvolta per quanto riguarda il campionato giallorosso. È chiaro che sì, il cattolico ha fatto ottime acquisti, però onestamente adesso aveva una partenza difficile. Non illudiamoci, la vittoria con l'Argentina in casa per 2-1 e la vittoria, è stata soltanto una vittoria importante che fa classifica morale. Adesso ci aspettavo due partite difficili, il Sacro Marconi e il Progresso, addirittura la seconda e la terza in classifica. E domenica il Calbi, il Cattolico, come ho detto poc'anzi, per sperare di assolutamente vincere. Sei stato preciso e perfetto come sempre, bravo davvero Renzo. Veronica, andiamo pure avanti, prego. Sì, volevo sottolineare che Sasso Marconi, tra l'altro, si parlava prima, come diceva Renzo, ha fatto giocare addirittura 7 fuori quota in campo. E andiamo a vedere intanto il prossimo turno che, come dicevamo in precedenza, vede il Cattolica impegnata contro il Progresso, perché adesso che ha la migliore difesa, 11 gol solo incassati. Per quanto riguarda invece i big match, abbiamo lo scontro diretto Savignanese-Argentana, abbiamo poi il Real San Lazzaro-Old Meldola, Axis-Massa Lombardo, solo due punti lì separano, e insomma saranno dei match da seguire. A tuo avviso, Renzo, il match più interessante di questa giornata? Ma è chiaro che adesso per fare un incontro più difficile è chiaro è Cattolica e Progresso, perché il Cattolica onestamente ancora spera una vittoria, mentre il Progresso è chiaro che se lo gioca tutto è per almeno arrivare secondo, mentre invece c'è anche Coppa Rete Cervia, una squadra veramente dove c'è lì c'è la morte, perché lì si giocano veramente una grossa fetta. Poi c'è Alfonsini con 16, che l'Alfonsini potrebbe fare un favore al Cattolica battendo il Consiglio, e poi alla fine è la Portuense in cara della classe. Diciamo onestamente lo dico ancora, il Cattolica deve giustamente vincere per poter sperare, altrimenti se deve uscire con una sconfitta per i ragazzi del mister Gore è veramente notte fonda. Qualcuno me lo chiederà da casa, te lo faccio io, ma tu invece di fare gli auguri dici sempre onestamente a tutte le persone che hai conosciuto, no? Sì, ormai è abitudine, però onestamente ho messo in difficoltà. No, ma in difficoltà non mi metto giù, però ripeto. Sai che ti voglio bene, dai. Preparati che tra poco arriva il tuo piatto forte, perché c'è Alberto con il Pietracuta, ma c'è anche la promozione con tantissime squadre ieri che sono state protagoniste. Cosa facciamo? Andiamo in pubblicità? Esatto, ci prendiamo un attimo di tempo e andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento, qui c'è tutto, mi diverto, sto andando forte. Sì, qui ci sono un sacco di scarpe, furia di girare le consumi. Bella Oliviero, questa era bella, questa un po' meno Oliviero, questa. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Mo sorbole, mo socme, mo ciò! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbotta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Per riaccendere il tuo look, fatti tentare dal magico mondo di Dada. Collane, braccialetti, orecchini, spille, borse e tanti accessori per le donne di ogni età. Rigorosamente made in Italy, nati dalla creatività di Agnese Druda. Preziosi, moderni, femminili, eleganti per ogni occasione. Dettagli unici ed originali per esprimere grinta, raffinatezza, passione e sicurezza. Idee regalo per arricchire il tuo outfit. Dada accessori moda, per dare luce alla tua femminilità. Atelier Interni SRL è centro arredamento di concezione moderna e di avanguardia, con team di professionisti che operano nel settore arredo, architettura e design da oltre 20 anni. Abbiamo ideato, progettato e allestito uffici, le abitazioni e le varie attività dei nostri clienti, con particolare attenzione alla bellezza, qualità del prodotto, alla funzionalità del progetto e dell'efficienza del servizio, per rendere il vostro vivere quotidiano più confortevole, sicuro e rispettoso dell'ambiente. Visitate il nostro sito internet o il nostro
nostro showroom da lunedì a sabato. Sarete accolti in un clima gradevole e familiare, ma allo stesso tempo tecnico ed elegante, ricco di momenti di design. In più, ci occupiamo anche della tua illuminazione, perché Atelier Interni SRL arreda e illumina la tua vita. Ci trovi a Serravalle di San Marino, in via Bustamonte 3. Info 0549 904602 o www.atelier-interni.com. Jolly Abbigliamento è super! Jolly Abbigliamento ti è sempre più vicino. Con grande parcheggio e nel suo negozio ampio e ricco di scelta, ti invita alla prova qualità. Vieni subito a vedere. Jolly Abbigliamento è super! Jolly Abbigliamento veste la donna giovane, sportiva e elegante. L'uomo casual, il classico, il giovane e anche l'intimo per lui e lei. Il tutto con le migliori marche. Jolly Abbigliamento, a Taverna di Montecolombo con ampio parcheggio. All'interno troverete occasioni su capi di fine serie. Ecco allora, bentornati in studio. Partiamo allora con la promozione andando a vedere quello che è successo nell'ultima giornata di campionato, dove continua a troneggiare la Marignanese, che vince 2-0 sul sintetico di San Giovanni contro il Tropical Coriano, facendo così suo il derby della Val Conca. Poi abbiamo Gatteo, Real Dovadola 1-4, Forlimpopoli, Real Miramare 3-1, tripletta di Magnani. Torna a vincere il Fosso Ghiaia 3-0 sul Ronta. Fiericcione, Russi 1-0, Dieghero Sant'Ermete 2-1. Calcio del Duca, San Pietro in Vincoli 0-1, Castrocaro Valle Savio 2-0, Bacchia si fa raggiungere dopo il vantaggio dalla Torconca Cattolica 1-1 per il finale e, come abbiamo detto prima, Marignanese Tropical Coriano 2-0. Diamo uno sguardo anche a quella che è la classifica, non è cambiata tantissimo, dove abbiamo sempre la Marignanese là davanti, seguita subito dalla Fiericcione e poi a seguire tutte le altre. Ricordiamo che il miglior marcatore del girone è Lia Montanaro del Valle Savio con 11 gol, il miglior attacco è quello del Torconca e del Bacchia con 32 centri, mentre la migliore difesa è proprio quella della Marignanese con solo 6 reti subite. Allora Veronica, prima di andare a sentire il nostro Renzo, io direi di leggere i tantissimi messaggi, sì, che sono arrivati. Io faccio una carrellata molto veloce. Allora, volevo chiedervi se siete a conoscenza di quale campo ospiterà la finale regionale della Coppa Italia d'Eccellenza Civitanovese Fabiano Cerreto del 20 gennaio prossimo. Qui parliamo di, ovviamente, Civitanovese è retrocessa dalla Serie D all'Eccellenza, se non sbaglio, qui campionato marchigiano. Questo forse è una domanda per me, probabilmente. Sì, questo è il campionato per te, campionato marchigiano, però non lo sai neanche te, digli onestamente. Io dico onestamente, dico che ancora, onestamente non lo sai. Non è stata neanche disegnata ancora. Onestamente non lo sai, va bene, abbiamo colto il più. Non è stata neanche disegnata. Va bene. Un saluto particolare a Giacomo, complimenti per la trasmissione, complimenti a Penzo per la sua Samaurese, Giorgio Screpis, questo è un bel messaggio. Bello. Allora, andiamo avanti, un saluto al nostro Mauro, ciao da Giulio, forza Samaurese. Salutate Podeschi perché perde sempre a carte da asse. Ciao. Due volte l'ha scritto, quindi significa che perdi veramente sempre il doppio. A lei Pietracuto, un abbraccio ad Alberto e complimenti per la trasmissione. Antonio da Rimini. Salutiamo anche Antonio. Qui penso che sia riferimento a, sempre ad Alberto, un saluto a Jack Nicholson della Valmarecchia, forza Alberto, porti in alto i Pietracuta, Andrea Birra. Ti vuole bene, ti vuole bene, l'avevamo detto che sono arrivati diversi messaggi, poi tra poco daremo anche un'occhiata a WhatsApp che ne stanno arrivando una merida, dammi 30 secondi, questo è il nostro amico Veris, impeccabile come sempre, però è il nostro Giacomo. Quindi, ecco, vedi. Quindi ti fa saluto. Grazie, saluto. poi dice anche su Podeschi è una delle colonne portanti di questo Pietracuta, complimenti. Alpini non è andato in ferie, si è bruciato accendendo il grill. ha ragione. Saluto Veris, vecchio compagno della pallanuoto di Nuova Fetta, davvero bravo. Allora Renzo, arriviamo a te. Dunque, è un campionato interessante quello di promozione, la leadership è sempre della Marignanese, che ieri anche con qualche difficoltà ha vinto all'Ingrese per 2-0. Sì, diciamo che ieri è stata una vittoria importante della Marignanese, anche se è sofferta. Parlano anche le statistiche, una delle migliori difese del campionato. Anche ieri merito anche del mister Mancini, una squadra che ha sofferto per circa un tempo e mezzo per passare in vantaggio, si è giocato nel campo sintetico. È chiaro che questa è stata anche una furbizia della Marignanese, probabilmente non ha giocato nel campo principale, non tanto per, diciamo, sparagnare il campo, come dice, per mettere, anche perché per mettere in difficoltà
il tropical coreano nel campo sintetico. E qui ti volevo. Questa è una magia che formalmente la società ci marcia sopra, ci marcia. Ci marcia sopra, ma qui ti volevo, hai detto tropical coreano, usiamo questa parola, ti ha un po' deluso la formazione, da quando è venuto qui il presidente del coreano, tu, tra virgolette, passatemi il termine, hai portato un po' di sfortuna, hai detto presidente, tropical coreano, dovete spassare il campionato e tutto. Tropical coreano, è chiaro che c'è un, ripeto, un tecnico secondo me preparato, a chi le Fabbri, che ha queste due sconfitte, ma le ha tenute con chi? Con il Bacchia, tra le Muramiche forte, e a Marignano, ecco tutto sommato. Due sconfitte che ci possono anche stare, ma gli obiettivi del tropical coreano è fare un campionato tranquillo e ci sta riuscendo. Ma io, tornando alla Marianese, lo dimostra anche il cambio dell'allenatore. Mancini è un tattico preparato. Per vincere il campionato ci vuole anche la fortuna. Ieri l'ha dimostrato. Fino al trentesimo del secondo tempo si camminava sul 0-0. Due cambi del mister Mancini, esce Sorrentino al 28esimo, entra Santoni. E cambia la partita. E Santoni porta in vantaggio la squadra. Toglie Torelli, ex Pispisoro, mette dentro Andrea Brighi e fa il 2-0. Queste sono anche fortune, diciamo, della stagione, ma anche la bravura del mister Mancini. Tornando a questo, ormai però l'unica squadra che gli potrebbe dare fastidio è la Fiericcione. Ok. Che ieri ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva. È il nono risultato utile. Vale dire 6 vittorie e 3 pareggi. Non è poco. Quindi la Fiericcione, tu pensi ancora che sia la principale antagonista della Marignanese? Sì, il campionato è ancora aperto, anche perché la Marignanese ha un ritorno difficile. Deve andare nel campo di Bacchia, deve tornare a Regione con la FIA, è un campionato ancora apertissimo. Però attenzione anche a questo Torconca. Ieri il pareggio tra il derby, tra... Del Torconca 1-1. E il Bacchia è finito 1-1, una partita molto interessante. Mentre invece, vedo in difficoltà, il Sant'Armete... Che ha perso ieri 2-1, ricordiamo. Vedo il Real Miramare e lo stesso Agateo. Veramente ieri sono state, secondo me, sconfitte un po' pesanti. Sì, soprattutto quella di Agateo, 4-1 in casa col Dovado. Sì, io qui il cambio degli allenatori io ancora non li ho capiti. Ecco. Per me potevano rimanere anche quelli che c'erano prima. Io lo sto dimostrando. Il Agateo con Pissina ha fatto 14 punti. 4 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte. Totali 14 punti. Su 14 partite, un punto a partita, è una media da retrocessione, poteva rimanere anche Giorgini, non ci piove. Il Sant'Armete è uguale, Succi ha fatto bene, 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, totale 7 punti. Zagnoli ha fatto 9 punti, su 2 vittorie e 3 pareggi e 8 sconfitte, totale 9 punti. Anche qui, secondo me, poteva rimanere Succi. E neanche i cambi di allenatore hanno fatto bene, secondo me hanno fatto peggio. Anche se le squadre... Sia il Gatteo e sia il Sant'Armete, secondo me, si sono rinforzati. Mentre certo. Invece vede in difficoltà questo Real Miramare. Il Real Miramare è una squadra fortissima, ti faccio dei nomi: Lago, Pisocchi, Valeriani, Lisi, però giocatori. Non veramente è una squadra. Qui cosa c'è? Qui non c'è la società, qui non c'è la struttura. La società, secondo me, è come un padre e una madre. Quando c'hai la famiglia, i figli vengono su bene. Qui non c'è la società. Perché la società, secondo me, è l'arma vincente di tutto il calcio. Perché quando c'è la società, certo, vengono i risultati, c'è lo spogliatoio, c'è tutto. Hai tranquillità ai giocatori, certo. Secondo me, a Miramare non c'è questo gruppo di società. Non c'è la società, tutto sommato. Perfetto. Però, onestamente, ripeto, la Marianese deve stare attenta a questa Fiericcione. Mauro, tu sei un tipo molto intraprendente e pieno di iniziative. Cosa ruberesti in questo caso? Tra poco andremo a vedere il servizio che ci lancia la nostra Veronica alla Fiericcione, vedendo quello che fanno, soprattutto il terzo tempo. Sappiamo il presidente che ci tiene tantissimo a queste iniziative. Ma fanno quello che io spero di riuscire a fare anche a San Mauro, quindi c'è tutto da imparare. Mettendoci il MADE, ovviamente. Copyright Mauro Pezzi. No, io non mi piace prendermi i meriti, mi piace che sia un lavoro di gruppo e che anche con i tifosi si vada di comune accordo e le idee vanno sviluppate tutta una famiglia, tutti insieme, esatto. Alberto, prima ti arrivavano i complimenti da Riccione per creare, diciamo, un'atmosfera simile, non ti dico solo a Pietracuta, proprio in tutta la Valmarecchia. Cosa occorre secondo te nella parte interna di Rimini? Ma sicuramente occorre intraprendenza che ha avuto la Fiericcione e le idee che hanno avuto la Fiericcione, quelle soprattutto di coinvolgere le famiglie col settore giovanile,
sono idee da copiare perché stanno avendo un grande successo e quindi sono sicuramente da copiare, come dicevo. E in Val Marecchia è un pochettino più difficile, anche perché ovviamente il bacino d'utenza è molto diverso, e ci sono molte squadre, però penso che comunque ci siano delle realtà molto buone, che ci sia seguito ancora. Questa qui è una cosa molto positiva per la nostra valle. Concordo per te. Aspetta un attimo, Renzo, perché adesso rifiatiamo un po' tutti, ci rilassiamo. Veronica? Sì, andiamo a vedere il servizio relativo a Fiericcione Russi. Prima partita del 2016 e primi tre punti per la Fiericcione, che supera il Russi 1-0 al termine di una gara non spettacolare ma dominata sempre dai biancoazzurri per i 90 minuti. Primo tempo non spettacolare ma con diverse palle gol per la Fiericcione, abile a sfondare sugli esterni, soprattutto a destra con Santucci. 20 minuti di sbadigli e diversi errori sono interrotti da un cross di Casolla dalla sinistra, su quale prima Facchini e poi Grassi non riescono a impattare, poi neppure Zamagna. Un minuto più tardi la FIA passa in vantaggio, corre il minuto 21, respinta corta della difesa, Serafini stoppa di petto e conclude al volo di sinistro insaccando alla destra del colpevole Casadia, sorpreso dal rimbalzo della palla. Il Russi non riesce a pungere e allora i biancoazzurri ne approfittano per controllare e ripartire. Al 31esimo batti e ribatti in area dopo una punizione di Casolla. La palla finisce a Zamagni che a tu per tu con Casadio alza sopra la traversa. Due minuti dopo azione tambureggiante sulla destra. Santucci mette dentro una gran palla dal fondo ma prima Facchini cicca clamorosamente e poi Savioli a colpo sicuro si vede respingere il pallone in tuffo da Casadio. Al 43esimo solito numero di Santucci sulla destra. Cross sul secondo palo dove Savioli calcia al volo in sforbiciata di poco fuori. Nella ripresa si aspetta la reazione dei ravennati, ma sono i biancoazzurri a controllare piuttosto agevolmente la partita e non rischiano nulla, sfiorando più volte il raddoppio. Al 50esimo bella azione di Zamagni sulla destra, ma cross imperfetto per Savioli, la palla finisce a Serafini che calcia debolmente di sinistro. Al 52esimo angolo dalla sinistra di Casolla, Lepri anticipa tutti sul primo palo, ma il suo colpo di testa finisce sull'esterno della rete. Squillo del Russi al 67esimo, con una punizione dalla destra di Gualandi e Spazzoli che incorna fuori di poco. Al 70esimo contropiede da manuale di Santucci che imbecca la grande Lepri sulla destra. Il capitano incroce bene, ma Casadio è attento e blocca. Due minuti dopo Grassi verticalizza per il solito Santucci, dribbling su Spazzoli e palla sul sinistro, il suo tiro è deviato in angolo. Al 76esimo azione bellissima della FIA, Facchini difende palla e appoggia per Santucci che di prima pesca Zavattini a sinistra, dribbling orientale ma palla fuori. I riccionesi spingono sull'acceleratore. Al 77esimo l'entrato Righetti lancia la grande Santucci che a tu per tu con Casadio gli calcia addosso. Pochi attimi dopo il numero 7 riccionese dribbla Magari, il suo destro è parato da un super Casadio. Nulla di fatto fino al termine con i ragazzi di Righetti che portano a casa tre punti importanti e proseguono la corsa di inseguimento alla capolista marignanese staccata di 4 punti. Diciamo che la vittoria secondo me del Riccione è meritata per il primo tempo che ha fatto e anche per le occasioni che ha avuto nel secondo tempo. Chiaro che noi nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio del primo, siamo arrivati bene fino alla tre quarti, ma là davanti abbiamo faticato a creare le occasioni decisive per meritare un pareggio. Come al solito pecchiamo un attimo di cinismo davanti alla porta, però oggi insomma abbiamo dimostrato di essere ancora una volta all'altezza della situazione e meritare il posto che abbiamo. Anche se un po' alla fine abbiamo sofferto, ma ci sta, insomma, quando si sbaglia tanti gol, poi alla fine si può soffrire. Faccio i complimenti a tutta la squadra perché si è preparata benissimo per le feste e ha dimostrato anche oggi di essere in forma, insomma. Continuiamo così, insomma, dai, partita dopo partita, cerchiamo di essere sempre lì, sperando sempre in bene, dai. Ecco Renzo, ti devo sgridare perché è arrivato un messaggio da Massari che ti dice, da amico te lo dice... Mi raccomando, sappi che il Lago ha giocato 2 partite perché è volato in Argentina, è arrivato ieri mattina. Bizocchi è andato invece a Farmignano e lì si è il collaterale rotto. Sono 2 mesi che fermo. Ti voglio bene, Massari. Vabbè, io ho detto poi i giocatori ci li ha, adesso ho detto che... Dai che te l'ha detto l'amicizia, te l'ha detto. Gli uomini ci li ha. Ti dobbiamo bastonare a te, bastone e la carota bisogna dare. Salutiamo anche Corrado Massari. Massari, lo salutiamo ovviamente e andiamo a vedere il prossimo turno, così adesso poi ci concentriamo, esatto, anche sul Pietracute con il nostro Alberto.
Ecco, qui questo è il prossimo turno, diciamo sfide molto interessanti, una su tutte, Sant'Ermite Fiariccione, squadra che ovviamente seguiamo e salutiamo anche il presidente Martino che sarà di nuovo ospite da noi. Ebbene sì, ebbene ecco, questo ci fa piacere. Lo ritroveremo, abbiamo infatti questo interessante derby, come dicevi tu Daniele, abbiamo questo scontro diretto tra Tropical Coriano e Castrocaro, poi un interessante Real Miramare Marignanese, insomma, anche qui le sfide interessanti nel ventesimo turno dei campionati di promozione non mancheranno di certo. Il tuo Marimamamao mi è piaciuto. È chiaro che in questo campionato le delusioni vengono da Valle Sabbio, San Pietro in Vincole e lo stesso Castrocaro. E quello me l'avevi detto, l'avevi chiaro, già detto. Veramente queste sono, secondo me, le delusioni di questo campionato. Però, ripeto, le uniche due squadre che possono dar fastidio alla Marina sono il Torconca e la FIA Fiorentina è la stessa Bacchia. Va bene, andiamo avanti. Dalla Marimamao passiamo invece alla prima categoria, girone H, dove andiamo a vedere i risultati della 17ª giornata, dove troviamo Igea Marina Bagno di Romagna 1-1, Giovane Cattolica che cade sotto i colpi del 2M 0-1, scontro al vertice, un bel match tra Stella e Gambettola, dove due gol di Angelini hanno fatto la differenza, quindi 2-1 per la Stella. San Lorenzo Junior San Clemente 0-0, impatta invece il Miramare con il Morciano, Pietracuta 3S Salute Cese 0-0, a reti inviolate anche Accademia Rimini Calcio e Verucchio, mentre Villalta Misano 3-4. Ricordiamo il miglior attacco, quello del Gambettola con 31 centri, la migliore difesa è quella della Giovane Cattolica, la peggiore è quella dell'Accademia Rimini, mentre il capocannoniere è quello lui, Nicola Angeli, con 13 gol messi a segno. Renzo, prima di andare a vedere appunto il servizio che riguarda il Pietracuta, poi sentiamo Alberto ovviamente sul Pietracuta, la Stella Rimini si è ripresa il primato in classifica, cade il Gambettola e diciamo che la Stella è una sorpresa di questo campionato, invece il primato del Giovane Cattolica è durato solo una settimana. Io penso anche se la sconfitta della Giovane Cattolica ad opera dello Scott Duem, che con questa vittoria si è inserita di prepotenza a questo campionato, penso che ancora, secondo me, è una delle favorite in questo campionato, insieme al Gambettola, insieme allo stesso Pietracuta e allo stesso Giovane Cattolica. È chiaro che la delusione, onestamente, viene da questo po' Pietracuta, che secondo me, dal punto di vista, era partita per far bene. Ha fatto una partenza non facile, in casa lo dimostra che ha fatto due vittorie, un pareggio e 4-5 sconfitte. In casa veramente il Pietracuta non ha fatto tanto bene, se veramente faceva fuori casa come aveva fatto in casa, attualmente oggi il Pietracuta era la capolista di questo campionato. Però onestamente ripeto con tutto il cuore che la Stella, secondo me, è la rivelazione di questo campionato. Però la Stella, la Giovane Cattolica, lo stesso Gambettola e il Pietracuta e lo Scott UM che è il Misano, con queste due vittorie, con questa vittoria di ieri, si sono inserite, secondo me sono, secondo me queste sono le favorite di questo campionato. Il campionato, secondo me, è apertissimo su tutti i fronti. Verone, cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere il servizio tra Pietracuta e Tres. Salute Cesa. Un buon Pietracuta trova vita dura contro un ostico Saludicio che si difende bene e cerca l'arma del contropiede. Per Fregnani e Boccioletti un punto prezioso conquistato dopo una sosta di 20 giorni. Sicuramente ad occasioni i rossoblù di casa avrebbero meritato qualcosina in più, ma alla fine è mancata quella concretezza sotto porta che condiziona e sta condizionando l'intera stagione di Pietracuta. Ma almeno al Bindi non si perde più. Partono all'attacco gli ospiti che già al primo, su una combinazione avvenuta da calcio piazzato, si rendono pericolosi con l'asse Nobili Fucili, ma la sfera termina fuori. Il Pietracuta non indugia e risponde già al terzo, sempre da calcio piazzato con Caffoglio, sfera fuori di un nulla. Al decimo si segnala un altro guizzo offensivo dei padroni di casa con un colpo di testa di Stella terminato al lato. Più concreta l'occasione creata dal rossoblù al tredicesimo, quando Stella appoggia per Bianchi che lascia partire una staffilata che si stampa sul palo. Il clima si accende, il Saludicio in avanti cerca il penalty, Fucile è protagonista di questa azione che porta il direttore di gara ad ammonirlo per simulazione. Il Pietracuta non demorde e con insistenza cerca la via del gol già al 25esimo, quando un assolo personale di Alilai costringe Balsamini a rifugiarsi in corner. Dalla parte opposta la compagine di Boccioli non rimane a guardare, Fucili innesca Cenciarini che chiama la parata di piede, l'attento Canini. In chiusura di prima frazione di gioco, l'ultimo tentativo locale arriva dalla Lilai, ma Barsamini ancora una volta è pronto a dire di no, respingendo di pugno. La ripresa cala di intensità, il Saludicio prova a rispondere al Pietracuta e lo fa con un tiro di Cenciarini che centra il palo e si spegne, poi al lato.
passano i minuti e si arriva al 24esimo quando Tazibaye porta a spasso mezza difesa, ma sul più bello c'entra il corpo di Balsamini che mantiene inviolata così la propria porta. Le emozioni calano, allora occorre aspettare il 29esimo quando Ceciarini prova ad emulare Fucili. Per il direttore di gara si tratta nuovamente di simulazione ed ammonizione, prova di teatro rimandate, sembrerebbe dire. Tra la nebbia che scende non rimane più che guardare l'ultimo tentativo del Petracuta, 91esimo, quando Valentini tenta il colpo del KO, ma Balsamini blocca senza farli. Nel dopogara sentiamo ai nostri microfoni l'intervento dei due allenatori. Naturalmente venire a giocare qui e portare via un pareggio per noi del 3S è stato importantissimo, anche perché siamo venuti a affrontare una squadra che è una delle pretendenti per il campionato, noi puntiamo alla salvezza e per noi è molto importante, forse non so, loro avrebbero sperato in qualcosa in più, anche perché anche hanno fatto più gioco sinceramente, però ci siamo difesi bene, quello che avevo chiesto un po' ai ragazzi. Diciamo che abbiamo avuto un po' di difficoltà negli ultimi metri, dove dovevamo essere un pochino più lucidi, un pochino più convinti, magari in alcune situazioni cambiare la giocata, però dispiace perché i tre punti, cerchi sempre i tre punti in casa, però ci sta, allora una squadra forte, quadrata, si muove bene, ben messa in campo, prendiamo il punto, cerchiamo di andarli a prendere quelli che abbiamo perso, che non abbiamo preso oggi da un'altra parte, è la prima dopo 20 giorni di sosta, ci sta, però complimenti al Saludeccio per la prestazione e ai miei, un pochino più cinicità, ma complimenti anche a loro. Alberto, allora, il ruolo del Pietracuta in questo campionato, ti avviso che quando è venuto qui Fregnani, Renzo l'ha accolto dicendogli non ti preoccupare che ti mettono anche a te sulla griglia, invece ancora lì sta facendo un ottimo lavoro, la squadra possiamo dire che si è anche rafforzata con l'ingresso di Valentini, no? Sì, Valentini e Bonini sono sicuramente due giocatori che valgono a categorie superiori. E il Pietracuta, cioè noi siamo partiti con l'intento di ritornare in promozione. E anche ieri schieravamo nuovi arrivi, questo a iniziano ci ha un po' penalizzato, diciamo che per costruire l'amalgama di squadra poi sono intervenute squalifiche, infortuni, quindi abbiamo impiegato un po' di tempo, però siamo lì, siamo a 5 punti dalla prima in classifica e siamo in semifinale di Coppa, ecco, ricordiamolo. Abbiamo giocato 28 Bravo. Partite nel 2015, che sicuramente ci hanno messo insomma un po' le corde anche da un punto di vista atletico, però siamo ancora lì e pensiamo che di giocarsela tranquillamente con tutti. Mauro, Alberto, scusami, avete puntato su un allenatore molto bravo come Luca Fregnani, che è sempre diciamo una persona molto posata, l'abbiamo visto sia quando il Pietracuta all'inizio faceva fatica a fare risultati soprattutto in casa, sia quando li avete ottenuti. Prima Renzo ha detto una cosa veritiera, no? Come mai avete fatto così fatica già dallo scorso anno e soprattutto le prime giornate di quest'anno a imporvi in casa? Cosa è successo secondo te? Ma abbiamo perso le prime due partite in maniera rocambolesca, soprattutto la prima col Gambetto, la vincevamo 2-0, abbiamo sbagliato il 3-0, e sembrava una partita chiusa al primo tempo, poi un rigore in espulsione, 2-1 nel recupero del primo tempo e l'abbiamo persa 3-2. A quel punto lì è arrivata un po' di insicurezza, sembrava che ogni partita in casa fosse la finale di Champions League e siamo andati fuori casa, riuscivamo a giocare con tranquillità, in casa no. Fortunatamente dopo 5 sconfitte casalinghe l'abbiamo sfatato, abbiamo espugnato il nostro campo e da lì siamo partiti. Adesso 2 vittorie in casa, comunque fuori casa riusciamo a mantenere un trend positivo. Un grande ritmo sì. Fuori casa, una squadra molto più da fuori casa che da casa. Una squadra più da fuori casa, forse anche perché a centrocampo abbiamo più gente di corsa. E quando dobbiamo costruire il gioco, a parte ieri, che ieri sono stati veramente bravi anche in questo, ci è mancato forse qualcosa più nella finalizzazione. Solitamente invece quando dovevamo costruire nel girone d'andata in casa andavamo un pochettino in crisi, mentre fuori casa agendo un pochettino più di rimessa, abbiamo giocatori che sono molto tecnici e molto veloci come Tazdibai, Valilai, siamo stati più pericolosi. E comunque diciamo che Luca Fregnani è stato bravissimo subito a mettere a posto il pacchetto arretrato, anche noi siamo tra le migliori difese, se consideriamo poi che nelle prime due partite in casa abbiamo preso 7 gol,
E quindi poi ci siamo veramente sistemati. È vero, è vero. Allora, mentre chiedo alla regia di mandare il prossimo turno, ti faccio due domande al quale ti chiedo di rispondere in maniera telegrafica. La prima, arriva anche una notazione da casa: dicono che avete molti attaccanti di qualità ma che la buttano poco dentro. Cosa ti senti di rispondere? Che è vero. Che è vero. Ecco. ci basta questo. Qui vediamo il prossimo turno. Ecco, la prima gara che ho avuto modo di assistere, non vi ho portato fortuna, è stata il derby tra Pietracuta e Verrucchio, perso da voi all'andata per 0-1, e domenica c'è proprio l'occasione per riscattarvi a Verrucchio contro i padroni di casa. È una partita molto sentita, come la state vivendo, come la state preparando in questa settimana che vi porta per l'appunto al derby? Ancora, diciamo che avevamo pensato, insomma, alla partita precedente. La viviamo come un derby che vogliamo affrontare con lo spirito giusto, cioè quello di andarci a riprendere quello che abbiamo lasciato per strada all'andata, perché non abbiamo fatto una prestazione strepitosa, ma sicuramente pensavamo almeno di meritare il pareggio. Quindi vogliamo andare a Verrucchio con il chiaro intento di vincere, di portare a casa i tre punti. Allora, preparati un saluto dai ragazzi di Pietracuta, sempre dietro la porta. Ciao Poto, per Mauro, spero che sia un messaggio carino. Mauro, ti aspetto domani mattina, sei di un'altra categoria. Ne stanno arrivando tantissimi. Va bene, allora andiamo a vedere il girone che riguarda invece il Gabice da vicino con le grafiche, così partiamo subito con la nostra Veronica. Esatto, Daniele, andiamo al di là del tavolo. 17ª giornata di prima categoria girone A, dove abbiamo Avis Montecalvo Cagliese 1-0, una cinquina del Cantiano ai danni del Sant'Orso, il Polisportiva Montelabate Cucurano 3-0, Urbino Pieve Gabice Gradara 2-0. Impatta invece la Polisportiva Lunano con il Mondolfo, Mercatellese Pisaurum 3-5. Alla meglio la Fermignanese, che in settimana dopo l'arrivo di Nicolas Bizzocchi ha preso anche Enrico Antonioni, centrocampista classe 82 ex Fano, che vince per 1-0 sul Sassoferrato. Villa San Martino Vadese 1-2 con un gol annullato, anche qui insomma non sono mancate i retroscena. Abbiamo poi il migliore attacco, che è quello del Pisaurum con 36 reti, la migliore difesa è quella dell'Avis Montecalvo, il capocannoniere è ancora lui, Alessandro Rossi, con 17 gol. Brava, brava, brava. Allora preparati Renzo, perché Veronica ti interrogerà adesso. Sì, intanto vediamo la classifica, dove c'è ancora il Gabice Gradara là davanti a 37, seguito però solo a 4 lunghezze dal Pisaurum a 33, Montecalvo 31, Vadese 29, Vadese che sarà la prossima avversaria probabilmente, dico probabilmente perché forse si giocherà di sabato, domenica contro il Gabice Gradara, Vadese che ricordiamo deve anche recuperare la gara contro l'Urbino Pieve, mercoledì infatti in prima categoria girone A Marche si è giocata la prima giornata di ritorno. In fondo poi abbiamo a chiudere la classifica Cagliese, Cucurano e Mercatellese. E allora Renzo, la copertina sicuramente di questa giornata è dedicata a questa sconfitta del Gabice Gradara, che cade sotto i colpi dell'Urbino Pieve, dopo lo andremo a vedere, però abbiamo insomma anche altri risultati come per esempio Polisportivo Lunano, Mondolfo che impatta, e poi questo Pisaurum che dopo l'arrivo di Cabello veramente 10 gol in due giornate, insomma va veramente come si suol dire come un treno. Veronica, hai detto giustamente tutto, ti dico una cosa certa, chiara, con la sconfitta di questo Gabice Gradara, secondo il mio modesto parere, il campionato si è riaperto alla grande. Sì, sicuramente anche, un passo falso che... Anche perché dietro ci sono delle squadre fortissime, vedi il Pisaurum, vedi la Vadese con una gara da recuperare, lo stesso Montecalvo, tutte entrambe vincitrici. E poi ho visto il Mondolfo sabato Lunano e mi ha dato una grossa impressione. Anche perché il Gabice Gradara ha le trasferte, un ritorno difficilissimo. Ah, sì. Deve andare nei campi come quello di Sant'Angelo in Vado, deve andare nei campi del Pisaurum a Pesaro, deve andare a Montecalvo. Onestamente tutte trasferte difficilissime. Io non vorrei che questa Ferrari abbia perso dei colpi. Non lo dire quella parola Ferrari, non lo dire, che dopo sai che ti fanno la vignetta. Non ha importanza. Posso dirle che onestamente questa Ferrari potrebbe aver perso dei colpi, io mi auguro di no, però attenzione a questo Pisaurum, esatto, squadra esatto, fortissima, esatto. Che nei suoi fili sono giocatori importanti come Cabello, esatto, Vidi, esatto. Pitalunga, Dominici, giocatori che hanno conquistato campi di categoria superiore, certo. Perciò onestamente secondo me il Gabice Gradara deve stare veramente attento, anche perché, ripeto, il campionato si è riaperto, esatto. Anche dico questo perché domenica potremmo avere un'altra classifica diversa,
perché domenica sono un Vaderato, si incontrano le prime sei, vuole dire Gabizzi Gradara, Vadire Gabizzi Gradara, sì. Pisarum Sant'Orso e Mondolfo Monte Carlo. Potremmo avere domenica sera una classifica ben diversa, mi auguro di no, però il campionato secondo me si è riaperto. Le chiamate, allora andiamo a vedere proprio il prossimo turno, così vediamo poi nel dettaglio Veronica, anche il Gabizzi, chi affronterà. Sì, intanto queste sono le immagini relative al match, come dicevo in precedenza, giocato nell'Epifania tra Gabizzi Gradara e Fermignanese, mentre attendiamo di vedere infatti il prossimo turno, come diceva Renzo, abbiamo Mondolfo Avis Montecalvo, Cantiano Calcio Fermignanese, Vadese Gabizzi Gradara, Sasso Ferrato Mercatellese, Polisportiva Lunano contro la Polisportiva Montelabate, Pisarum Sant'Orso, Cagliese Urbino Pieve, Cucurano Villa San Martino. Ti voglio dire una cosa, Veronica, scusi, il recupero tra Vadese e Urbino Pieve si recupererà mercoledì 20 gennaio. Perfetto, così abbiamo alle ore 14:30. Benissimo, andiamo allora a vedere il servizio, Daniele, cosa dici? Vediamo il servizio e poi leggiamo gli ultimi messaggi. Dai, perfetto, andiamo a vedere il servizio relativo a Urbino Pieve e Gabizzi Gradara. Non solo ragazzi, ebbene sì, perché a Santa Maria d'Arzilla da un paio d'anni ad indossare le scarpe chiodate e a correre dietro quel pallone che da anni fa innamorare grandi e piccini, ci sono anche loro, le bambine. Un bel parterre in rosa di tutto rispetto che collabora e si integra perfettamente con il settore giovanile maschile. Questo è Pink Arzilla. Basta stereotipi e false dicerie sulle donne che giocano a calcio. Nello splendido manto dell'impianto sintetico di ultima generazione, realizzato lo scorso anno in 128 giorni, potrete infatti vedere giovani calciatrici che calciano, dribblano, colpiscono di testa, ma soprattutto si divertono. Rafforzare la realtà esistente, intensificando la collaborazione con la FIGC e le società che vogliono aderire al progetto, attraverso attività ludico-sportive e senza l'obbligo del risultato, con la volontà di valorizzare ed integrare il calcio femminile nel territorio. Particolare attenzione rivolta infatti al movimento che sta emergendo, grazie alla passione e alla forza di volontà della famiglia Manieri, mamma e papà Gianni, presidente. Poi lei, la madrina d'eccezione, Raffaella Manieri, in forza al Bayern Monaco e colonna portante della nazionale italiana. Poi Stefano Renzi, responsabile del settore giovanile, Francesco Marcucci, responsabile tecnico, Mauro Renzi, allenatori qualificati e dirigenti, che con impegno ogni giorno si adoperano per dare sempre più luce a questo diamante. Un percorso multilaterale, bambine dagli 8 ai 15 anni provenienti da Monbaroccio, Fienile e Candelara, che affrontano un campionato giovanissimi, le più grandi, e i tornei di categoria per le più piccine, a braccetto con i colleghi maschietti. Tanto lavoro che sta già portando i primi frutti. Dopo l'ascesa di Raffaella Manieri, troviamo Francesca Barbaresi, classe 99, convocata nell'Under 17 e attualmente in auge al San Zaccaria Ravenna Serie A. Poi Chiara Gambini in nazionale Under 16 e le gemelle Francesca e Chiara Generali in rappresentativa. Un vivaio che, seppur ancora all'inizio, vanta diversi talenti. Creare un calcio pulito, educazione, rispetto per i compagni, avversari, imparare ad accettare anche le sconfitte, con un minimo comune denominatore, la passione. Un concept fondamentale, fare ciò che piace, specie in ambito sportivo. Un sogno quello di giocare a calcio che per molte bambine fatica a decollare a causa di battaglie culturali. Ma qui, alla Polisportiva Azzilla, anche i sogni possono diventare realtà, perché a chi batte il cuore per quel pallone non va fermato, che sia esso maschio o femmina. E allora, complimenti Pink Azzilla, continuate così e che il vostro futuro sia sempre più roseo. Bello questo servizio, complimenti Veronica. Grazie, abbiamo un po' anticipato i tempi, non ero Urbino Pieve e Gabizzi Gradara, però era il nostro speciale sul settore giovanile della Pink Azzilla, che saluto. Allora, sono arrivati in finale i messaggi, qui anche in questo caso Alberto ti chiedo di essere telegrafico, volevo sapere dal dirigente del Petracuta se la Coppa Emilia di prima categoria è l'obiettivo primario della società per puntare a ritorni in promozione, grazie. Non è l'obiettivo primario, ma è l'obiettivo che vaglieremo a marzo, nel senso che a marzo vedremo come siamo posizionati in classifica e a quel punto lì decideremo qual è dove puntare maggiormente le nostre forze. Qui no, non abbiamo più tempo, ti riporto solamente un messaggio da Gatteo, che salutiamo gli amici del Gatteo, certo. Dove ti dicono di informarti di più perché non gli è piaciuto molto il commento che hai fatto sulla squadra. Io aggiungo che non mi è piaciuto molto il comportamento del presidente, che mi ha stretto la mano dicendomi che avrebbe fatto parte del circuito di VGA e invece, senza dirmi niente, ha scelto un'altra emittente, quindi 1-1, palla al centro, se lui ha sbagliato... Vuol dire quando uno parla, dice la verità, fa male. Sì, sì, sono d'accordo anch'io, non c'è stata serietà da parte del... Ma io non parlo di verità, io parlo, le mie statistiche parlano chiaro, mi dicono i risultati, perciò
Cioè, siamo anche troppo bravo che li hai nominati, però siamo professionisti, siamo giornalisti, però no, il comportamento della società non è stato serio. Veronica, grazie. Andiamo oltre, anno nuovo, vita nuova. Vita Daniele, nuova. Superiamo anche questo. Grazie a te. Daniele, appuntamento come sempre con Calcio di Rigore lunedì prossimo alle 19:30. Salutiamo tutti i nostri ospiti, iniziamo da Renzo Baldisseri. Grazie Renzo. Buonasera a tutti. Stasera le prese, eh? Le ho prese, le ho date. È diverso. Mauro, ti sei divertito? Spero di sì. Mauro molto, Penzo. Moltissimo, grazie a voi e un saluto a tutti. Alberto Podeschi, noi ci vediamo in Valmarecchia. Sì, ci vediamo in Valmarecchia, grazie a voi, bellissima esperienza. Mi offri due birre però, certo. Giacomo, tu mi devi offrire torta, birra, panettoni, sei rimasto indietro, quando ci vediamo in te? Quando vuoi, okay. Io sono sempre disponibile. Paghi tu però, eh. Certo, tu. Come no. Ok, rimanete con noi, tutto sul ritorno di Leo Acori a Rimini e dell'addio di Adrian Ricchiuti tra poco con Sport Up. Fabri Giancarlo della ditta IGF Ford Italia, quello che state vedendo alle mie spalle sono dei forni, forni particolari, forni molto importanti, sono forni di alta precisione. Chi acquista un forno di questo qui si troverà a fare una pizza eccezionale perché c'è il controllo della temperatura. Vedete dentro come è fatto, è il refrattario sotto che sopra, poi ci sono le notizie, ci sono due luci, questo per non rimanere mai nel buio. Gli sportelli sono fatti molto bene, i manici, guardate i manici di legno, le temperature, il bello di questo forno che può essere tutto automatico e può essere anche manuale. Spingendo un tasto si può avere vari programmi, abbiamo tre programmi più uno libero. Quello libero serve per lavorare a piacimento come uno vuole. In questi forni si possono cuocere pizza in particolare, però si possono cuocere anche lasagne al forno, si possono cuocere cannelloni, si possono cuocere patate, si possono cuocere conigli, polli, tutto quello che uno vuole cuocere. Ecco, questo qui invece è un forno più piccolino, si chiama Bijou, è un forno bellissimo, è un forno d'arredamento, ha una camera piccolina, però normalmente è una teglia 60-40, che sarebbe la teglia standard, porta via poco spazio perché ha poco spazio. Questo per fare le pizze al taglio è eccezionale perché si possono fare due o tre camere. Ecco, adesso ritorniamo a vedere di nuovo il forno grande, vediamo i manici in legno, bellissimi, con gli attacchi in alluminio, dentro c'è un isolamento che non si scotta mai, sono forni fatti veramente come si deve, vedete l'apertura, vedete sopra, in fondo vedete quelle altre, quelle sono altre che le prese d'aria per far uscire il vapore e quello si muove elettronicamente, si chiude, si aprono quelle altre elettronicamente. Vedete che hanno due display, un display serve per la temperatura e quell'altro per mettere la data e l'ora di partenza. Qui abbiamo delle piane per cottura di piadina, qui griglia pietralavica e cottura con la pietralavica, praticamente viene fatta a gas e poi la cottura viene su pietralavica. Queste invece sono degli stand di pizza che servono in particolare per la pasticceria, ma si può fare anche la piada e la pizza. La pasticceria sono adatti per fare lavorare la pasta di mandorle e di cioccolato per ricoprire le torte. E abbiamo di tre misure, 30, 40 e 60. Questi invece sono stand di pizza, qui si può fare in particolare la pizza e la piadina, sono più adatti per quel lavoro lì. E abbiamo anche qui, abbiamo varie misure, abbiamo la 30, la 40, la 50, le abbiamo sia inclinate che parallele, la parallela serve in particolare per fare la pizza al taglio ed è quella di destra che vedete sulla destra, però si può fare anche la pizza tonda, si può fare, invece con quelle inclinate è più adatta per la pizza tonda. Il rullo che vedete, quel rullino, non è altro che un rullino per quando uno si... Ecco, qui abbiamo un forno, questo è il nostro diamante, questa è la nostra perla sulla Ford Italia,
è un forno praticamente che è isolato al massimo, ha una faccia che si può modificare, il frontale, si può attestare e rivestire come volete voi. Queste sono le griglie a petalavica, qui abbiamo le impastatrici, qui abbiamo una serie di impastatrici non indifferente che parte da la 5 kg fino alla 130 kg. Abbiamo vari tipi, con testa ribaltabile, non ribaltabile, vasca estraibile, non estraibile, frusta estraibile, non estraibile. Quindi abbiamo la scelta, chiunque viene nella nostra fabbrica può acquistare una macchina come lui crede, come gli piace a lui e come desidera farla fare a lui. Sono tutte macchine, tutte le nostre macchine di serie hanno 5 anni di garanzia, quindi rispondiamo per 5 anni. Al momento che voi farete l'acquisto richiedete la garanzia di 5 anni, vi sarà data gratuitamente. E qui vedete il quadro comando delle impattatrici, dove c'è il temporizzatore. In più inviterei tutti a visitare il nostro showroom a Pietracuta di San Leo, proprio all'inizio di Pietracuta,